Ragazzi, bentornati. Si va avanti, sempre qui nel distretto finanziario di Pittsburgh, con The Last of Us parte 1. Ci stanno cercando, vogliono ucciderci, ci sono i razziatori, i cacciatori. Ma per ora gli sta andando molto male. Tra l'altro loro hanno un Humvee, ovvero una camionetta munita di mitragliatrice leggera. Che di questi tempi fa molto comodo, in realtà. Ed è molto pericoloso. Ok. Questa ce la prendiamo. Vedete là la camionetta? Molto molto pericolosa. Sarebbe bene non farci scoprire. Io provo, voglio vedere che succede, ragazzi. Ok, uno è andato. Ok, ok, a posto. A posto, tutto tranquillo. Ora, per non farci vedere dalla camionetta, mi scusi, ma possiamo passare e andare via? Sapete, questa parte non me la ricordo molto bene. Ma che siamo matti? C'è un altro qua. Scusi. Non faccia scherzi lei, Ragazzi, dobbiamo approfittare e cercare di raggiungere il ciglio della strada, l'altra... Insomma, dobbiamo andare dall'altra parte. Scusi, lei non mi veda. Oh. Aiuto! Come ha fatto? Come ha fatto? Aiuto! Ci sono altri! Giù, giù, Joel! Te possino! Cavolo, ti stanno sparando! Ehi, giù! Oh, mortacci! Guarda qua la camionetta come si sposta! Allora, forse spostandoci di qua riusciamo. Col cavolo, col cavolo. Spara forte questo, Corri. Corri. Aiuto. Ok. Siamo qua dietro. Oddio! Ma che siamo matti? Mi hai fatto cagare sotto! Mamma mia, mi sono spaventato. Ragazzi, ma questa parte me l'ero totalmente dimenticata, Totalmente. C'erano gli occhi aperti! Sì! Ok, in capoccia. Aiuto! Corri, Joel! Si può? Che bello, ragazzi. Che bello. Bellissima questa sequenza. Un po' di roleplay. Ci sta ancora cercando. Muni. Ottime.
Questo è gameplay puro, ragazzi. Gameplay puro. Per parlare di storia e di altra roba c'è tempo. Corri, corri, Joe, corri. Li abbiamo seminati. Ah, se ne sta andando, ok. Forse. Vieni, Ellie, vieni. C'era un'impalcatura, quindi potrebbero esserci comunque altri cacciatori qui. Bisogna stare sempre attenti. Non c'è nulla qua. Qua si può riuscire? Oh. E perché? Sto cercando di capire. Ah no, semplicemente è rotto. Però molto strano che la finestra sia rotta in questo modo e ci permetta di uscire. Forse devo passare di lì, raga, alla romana. Forse devo uscire di lì. Per forza, anche perché non abbiamo altra strada. Mi sembrava strano. Ma dove andiamo? Possiamo andare qua? Ok. No. È tutto a posto. Non possono vederci. Ah, Joe, l'altro che seminati. Questi ci stanno a cercare. Lascialo stare. Calma, Piccolo. Stiamo calmi. Tutto ok. Non sono i cattivi. Giù la pistola. Oh, amico, picchi forte. Stavo cercando di ucciderti. Già, anch'io credevo che fossi uno di loro. Poi ho visto te. Non l'avessi notato, non girano con i ragazzini. Sopravvive il più forte. Oh. Perdi sangue. Ah, non è niente. Mi chiamo Henry. E lui è Sam. Se ho capito bene, tu sei Joel. Ellie. In quanti siete? Sono tutti morti. Ehi, non lo sappiamo. Eravamo un bel po'. Qualcuno ha avuto la brillante idea di andare in città a cercare provviste. Gli stronzi ci hanno teso un'imboscata. E ci hanno dispersi. Stiamo cercando di uscire da questa merda. Possiamo darci una mano? Ellie. Roba tipo l'unione fa la forza. Ha ragione. Potremmo darci una mano. C'è un nascondiglio non lontano da qui. Meglio continuare a parlare lì. Ok, facci strada. Seguitemi. Scusa, ragazzi, preparatevi perché... Non preoccuparti, anch'io avrei... Ora vi dico. Da dove vieni? Da Hartford. Davvero? Ho sentito che laggiù le cose non vanno bene. Sì, ce ne siamo andati perché l'esercito ha abbandonato l'area. Quel posto sarà ridotto come questo ora. Mettete in chiaro una cosa, che noi abbiamo trovato delle persone esattamente come noi, che sembrano di primo acchito comunque delle brave persone, no? Joel, dopo un primo momento di diffidenza, comincia ad ascoltare Ellie e comincia anche a fidarsi di loro, cioè nel senso a dare una chance, mettiamola così. Queste persone, questa sequenza di gioco che partirà da adesso e durerà un pochettino, non tantissimo, un pochettino, sarà molto molto emozionante, molto molto bella, piena di significato, quindi godetevela, godetevela. Non so se durerà tutto questo episodio o arriverà anche nel prossimo, ma io credo saranno almeno 2 episodi, e godeteveli. Facciamo attenzione, siamo vicini a uno dei loro posti di guardia.
Solo tu e tua figlia? Non è mio padre, siamo più, come dire... Ho promesso che mi sarei preso cura di lei. Beh, è una bella cosa. Joel ha appena rimarcato la promessa fatta a Tess, ragazzi. Di portarla in salvo. Certo che lo usiamo il coltello. Va bene. Bingo. Spero ci sia tanta roba. Ok. No, rimaniamo così. Molto buono. Molto buono. Ok. Gli scacchi. Abbiamo tutto. Abbiamo trovato un altro fumetto per Ellie. Ellie piacerebbe. Leggiamo il libro numero, il fumetto numero 10. Numero 10, fase profonda. Finora il dispositivo di transizione di fase di Daniela ha reso la Von Neumann e il suo equipaggio invisibili alla rete di sensori dei viaggiatori. Ma mentre ogni balzo a punto zero li porta sempre più in profondità nel loro vasto impero interstellare, le speranze per il viaggio di ritorno diminuiscono costantemente. In 3 giorni hanno percorso un quarto del raggio galattico e in altri 2 si ritroveranno nel mondo dei viaggiatori, sempre che qualcosa non vada storto. A Ellie piacerebbe. Queste sono fondamentali. Ok. Io direi di farci un'altra Molotov. Così almeno possiamo prendere questo qui. Altrimenti lasciamo troppe provviste in giro, ragazzi. Ho controllato, no. Non c'è niente. Oh, vedi? Stavo per andarmene. E invece. Ok, Ellie. Possiamo proseguire. Negozio di giocattoli, eh? Che ricordi, ragazzi, che ricordi. Aspettate, fate silenzio. Via dalle finestre. Andate. Merda, quel cazzo di camion. Ci tallona da quando siamo arrivati in questo... Sam, che cosa fai? Niente. Lascialo lì. Il mio zaino è praticamente vuoto. La regola sulle cose da prendere. Non pesa niente. La regola. Qual è? Prendiamo solo il necessario. Esatto. Ora andiamo. Quanto è lontano questo posto? Ci siamo quasi. Manca poco. Guardate il legno consumato. La vernice che parzialmente manca dal terreno. È incredibile, la presenza scenica di ogni ambiente è incredibile, ragazzi. Giocattoli a sorpresa. Abbiamo notato anche come loro siano, diciamo, come Henry, lui si chiama Sam, se non sbaglio, sia molto duro con Henry. Adesso non ricordo bene i loro nomi. Cacciatori. Precisamente. Coprici le spalle. Cosa hai trovato? Certo. Niente. Chiunque Sam, ci fosse qua su, resta con lei. Andato da un bel po'. È Sam, ok. Dove sono gli altri? Il bambino è Sam. Controlliamo se c'è altro. Va bene. E non viene trattato ovviamente da bambino, ragazzi. L'avete notato. Allora. Voglio divertirmi.
Oppela. E che è successo, ragazzi? Voi dividetevi. Che sarà mai successo? Ah, questo viene qui. Stiamo tranquilli, amico. E arriva qualcuno qua? Ma no, ok, vaffanculo. Perfetto. E capirai che è successo, amico mio. Mo tocca pure a te. Vieni, vieni. Qualcuno pagherà per questo. Vieni, vieni. Turista! Ma come? Ma come hai fatto? Scusami. Mi scusi. Ce l'abbiamo fatta. Non male, veterano. Mamma mia, gli ho aperto un buco. Oddio, guardate il sangue. Che bello. Avanti. È perfetto come si espande tra le foglie, ragazzi. Anche il colore, si riescono a vedere anche le foglie dal sangue. Guardate che roba, fuori di testa. Allora, a quello gli ho aperto il cranio. Chi è il prossimo? Non è stata una brutta... insomma, una bella fine. No, però devo dare uno sguardo in realtà qui. Se mai si trova qualche collezionabile, ma... purtroppo niente. Oh merda, ce ne sono altri lì. Si combatte, signori! Chi tira la Ai! Oh, ma che siamo malti! Che male! Che male! Uno in testa! Ci saluta! Dai, dai, tirala fuori pure tu! Che liscio, porca miseria, che liscio! Mamma mia! A Joel! Che c'hai, la tremarella? Dai. Bravo, bravo. Mi fai godere. Ok. Avevate qualcosa, no? Niente. Non si può salire, quindi andiamo. Da questa parte. Ed è sicuro? Sono così vicini. Io sono l'unico ad avere la chiave, amico. E dove l'hai presa? Ne ho ammazzato uno. Tanto non gli serviva. Tutti di qua. Lucas Rios. Una luce. Con un foro di un proiettile. Parleremo delle luci, ragazzi. Parleremo delle luci più avanti. Qua non ci sta niente, eh? Così mi lasciate a mani vuote, ragazzi. Va bene. Questo allora, è un ufficio. Quanti anni hai? Io 14. E tu invece? Lo stesso. Hai 14 anni, eh? Quasi. Certo. Davvero? Dov'è Ellie? Eccola lì. Vedete? Si è messa sopra il tavolo. Questi momenti sono più unici che rari, ragazzi. Eccoci. Sembra un po' spensierata, no? Benvenuti nel mio ufficio. Da quanto tempo siete chiusi qui? Qualche giorno.
Abbiamo un po' di cibo, però. Vieni. Mirtilli. Ne abbiamo trovati un sacco. Ne vuoi un po'? No. Ehi, amico, rilassati. Siamo al sicuro qui. Non siete scappati, perché? Aspettavamo il momento giusto. E? Vieni. Dai un'occhiata qui. Guarda quei figli di puttana. Tutti i giorni si radunano lì sotto e sorvegliano quel dannato ponte. Ma di notte rimangono in pochi di guardia. Dobbiamo provarci dopo il tramonto. Una volta andati, proviamo a passare. Può funzionare. No, funzionerà. Funzionerà di certo. Aspetta, aspetta, ne un altro. Guarda, qua. Sono bravo. Aspetta! Ai. No. Ferita da mirtillo, eh? Era da tanto tempo che Sam non rideva così. Lei non sembra molto preoccupata. Dove stavate andando? Ho sentito che le luci hanno la base verso ovest. Ci uniremo a loro. Già. È divertente? È solo che ultimamente sembra che tutti facciano affidamento sulle luci. Già, magari c'è un motivo. Quindi non sai dove siano e lo stai trascinando per tutto il paese per trovarli. Sai che ti dico? Io mi preoccupo di mio fratello e tu della ragazzina. Tranquilla. Anche noi stiamo cercando le luci. Noi siamo qui. C'è una stazione radio militare abbandonata, subito fuori città. I sopravvissuti del nostro gruppo si incontreranno qui domani. Tu e lei potete venire con noi. Partiamo stanotte. Allora faremo meglio a riposare. Dice che è ora di andare. Ci muoveremo in fretta, ok? Quindi tu resti attaccato a me come colla. Come colla. Come colla. Capito. Bene, bene. Ok. Pronti? Sì. Ok. Bene, stiamo vicini, ok? E quindi... Ci hai già provato. Seguiamo Sam ed Henry. Sì. Rassicurante. Rilassati, vecchio. Spero che tu conosca la strada. Diciamo che... Sam sta facendo la conoscenza di Ellie e si stanno trovando molto bene, ragazzi, si stanno conoscendo. Era da un po' di tempo che non passavano del tempo, appunto, con delle persone spensierate, dei fanciulli, con dei bambini, dei ragazzi. Quindi è normale che, essendosi appena visti, ci sia quella roba un po'... Cavolo, abbiamo qualcosa in comune. Abbiamo la stessa età. In realtà è molto triste, ragazzi, cioè... Un'adolescenza mai vissuta. Ok, cerchiamo di farli fuori senza fare troppo rumore. Ehi. Ti seguo. Bene. Ma ci sono pure fuori, eh? Ehi. Bisogna stare attenti. Come va? Cerco di restare al caldo. Come va là fuori? Abbiamo eliminato qualche infetto, ma nessun segno dei turisti. Si sentono un sacco di infetti. Ancora in città? Sì, sono ancora qui attorno. Ok. Vado a fare un... Doppia. Prese. Ok, andiamo. Doppia, ragazzi, doppia. Beh,
Peccato! Hai visto che roba? Non male. Ci sono dei clicker lì che danno molto fastidio. Ma a noi non interessa. Ora dobbiamo essere semplicemente attenti, come all'inizio del gioco. Sì, lo sento, a parte i clicker che arrivano, ma anche a quel fascio di luce, che essendo notte fanno molta più fatica a vederci. Se io vorrei capire, per passare di qua magari... No, non mi vedere. Guarda, amico, laggiù. Cosa? Dove? Attenzione! Pezzo di merda! Ho dovuto fare casino, ragazzi. Ho dovuto. Mamma mia, Joel. Quanti sono questi? Bravo, bravo. Non farlo scappare. Ah, sono due? Lo vedo! Tieni, no! Giro all'auto! Aia! Non muore. Ok, ora ascolta, capo. Non fare niente di stupido, ok? No, no, per favore. Dai. Dai, amico. Tu non sei una bella persona, purtroppo. Neanche Joel. Bene, ce l'abbiamo fatta. Ora credo... Oh, forse è già attivo. Però si spenge così. Questo era l'ingresso di una zona di quarantena, ragazzi, dove i cacciatori sono riusciti a prendere il controllo, quindi è ovvio che usufruiscono di queste barriere per fare un po' il casino che vogliono loro. Ok, pronto? Scusate, ho fatto un ultimo. Ok. Aspetta, aspetta. Sono che qua bello. Giù. Centro. Riesco? Avanti, andiamo. Ah, è morto, ok. Che bello, ragazzi, guardate che bello comunque... la notte, no? E la luce. La gestione dell'occlusione ambientale è perfetta. Ok, controlla. Ah, ragazzi, scusatemi se oggi sono un po' arrugginito nel parlare, nell'approfondire, ma oggi sto malissimo, ho un mal di testa incredibile. Però dovevo portarvi assolutamente l'episodio. A posto, Sam, andiamo. Su, ragazzo, vai. Ci sei? Coraggio. Merda. Forza, forza. Vai lì. Vai. Ok, tiriamolo su. Coglioni, lo abbattiamo. Occhio. Mi dispiace. Andiamo. Cosa? No. Che stronzate. Ehi, ora. Affanculo, Harry. Merda. Un'altra volta, forza. Restiamo insieme. Joel, forza. Vi rendete conto di cosa è successo adesso, ragazzi? Andiamo! Oh, cazzo.
Sam aveva deciso di abbandonarci, o Henry. Adesso mi sono riconfuso un'altra volta, scusate, ve l'ho detto che sto male oggi. E Ellie ha comunque deciso di rimanere con noi. Lui ha un caschetto, quindi la nostra freccia non funzionerà. A sinistra. Non voglio usare Moni. Non vorrei. Piano piano. Non perderlo! Lui è laggiù. Qui lui non c'è. Separatevi! Cazzo! Ellie che dice coglione, bellissimo. Dio. Ottimo. Le frecce sono super utili, ragazzi, super. Purtroppo io mi dimentico delle volte e le uso veramente poco. Cazzo. Okay, qua non c'è nulla. Neanche qui. Forse si può salire. Mi ha dato un suggerimento il gioco, tra l'altro. Ah, è vero, è vero. Tra tutta questa roba, da ufficio hanno fatto bene a metterlo. Non so se dobbiamo salire. Forse sì. O forse semplicemente, infatti. Passiamoci sotto. Apri tutto, cazzo, vai! Corri. Corri, Joel. Hai ancora. Ci ucciderà. Abbiamo forse altra scelta? Saltiamo. No, no, è troppo alto, non sai nuotare. Ti aiuto a salire e corri di là. Dio. Mi terrai a galla. A lei. Non abbiamo tempo. A lei. Oh, diavolo. Ehi, tu. Siamo vivi. Okay. Visto? Che ti ha detto, eh? Sta bene. Va tutto bene. Sai, è Sam che vi ha visto. Avete tirato su un bel po' d'acqua quando... Ma che cazzo fai? Ehi, no! Harry! Tutto ok! Stai indietro, tu! Ehi. È incazzato, ma non farà niente. E sei proprio sicuro? Basta! Joel! Ci ha lasciati là fuori a morire. No. Era probabile ce la faceste. Ed è stato così. Ma fossi tornato per voi, avrei messo in pericolo lui. Stai indietro. Se è stato il contrario, sareste tornati per noi. Ti ho salvato.
Ha salvato anche me. Saremmo annegati. Tranquillo, piccoletto. Tutto ok. E per quanto valga, sono felice che vi abbia visti. La torre radio è dall'altra parte della scogliera. Ok? Il posto è pieno di provviste. Sarete felici di non avermi ucciso. Ehi, cerchiamo. Vedete? Questa zona. Vediamo cosa troviamo. È tutta una questione di preferenze, di egoismo, di sano egoismo, ma allo stesso tempo anche di necessità. Sì. Sam e Harry troviamo sanno benissimo che hanno bisogno di Joel e anche di Ellie, perché a stare insieme è sempre meglio. Ehi, non preoccuparti. E siamo finiti su questa sorta di baia, di isoletta, che ovviamente non è un'isoletta, ragazzi. Però è un'altra, diciamo, un'altra scogliera. Ehi, magari in quella barca laggiù c'è qualcosa. C'è anche una barca e vederla così è bellissimo. Abbiamo visto una sequenza scriptata molto molto bella, ma perché? Ma non per adesso. Per il fatto che vederla sul primo The Last of Us su PS3 era qualcosa di incredibile. Tieni gli occhi aperti. Stupenda. L'hanno rifatta totalmente da capo, ragazzi. Cosa? Ok. Una volta su una barca. Beh, quando è in acqua la questione è diversa. Un passo per volta. Bellissimo. Ragazzi, prima di andare avanti, ovviamente, ci dobbiamo salutare qua. E ci vediamo nel prossimo episodio. Vi prometto che riuscirò ad avere la solita parlantina molto filante, chiamiamolo così. Oggi non mi vengono neanche i termini, purtroppo sto veramente male. E niente, vi saluto, vi mando un abbraccione e non perdetevi il prossimo episodio perché è bellissimo. E ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi, ciao ciao.